Nonostante i tagli del governo, eccellente l'offerta formativa della scuola Cirosciana. Piccoli giornalisti crescono, corso di formazione di giornalismo per il web. Musica, la Scianna Orchestra, protesa verso nuovi successi. Atletica, il professor Ticali, scopritore di talenti. Benvenuti al TG Web della Scuola Media Cirosciana. I tagli alla scuola stanno rendendo difficile lo svolgimento delle attività in tutti gli istituti scolastici della nazione. Anche a Bagheria sono molteplici le difficoltà che sono costrette a sopportare le scuole cittadine. Vediamo qual è la situazione della nostra scuola nel servizio di Luca Orofino. Valorizzare le attività di ricerca e di azione relativamente alla didattica, fondare la didattica su strategie che la rendono aggiornata e flessibile, favorire la collegialità, combattere la dispersione, promuovere le eccellenze e la formazione tra i docenti, incidere sulle famiglie, lottare contro gli insuccessi formativi. E questa è la missione della Scuola Cirosciana, che nonostante i tagli imposti dal governo nazionale riesce ad offrire un'eccellente offerta formativa ai suoi alunni. La scuola ha predisposto inoltre una serie di progetti portati avanti dall'istituto diretto dal dirigente scolastico Alessandro Servito. Inoltre considera indispensabile ogni forma di dialogo e di collaborazione con la famiglia e si apre al libero confronto e alla comunicazione al fine di poter effettuare interventi educativi e didattici mirati. La scuola Cirosciana nel corso degli anni ha pure promosso d'intesa con le altre realtà scolastiche del territorio, la nascita e lo sviluppo di un sistema di reti e partnership fra le scuole, istituzioni locali, centri di informazione e documentazione, associazioni di volontariato e culturali. Sono state progettate e realizzate in rete attività formative destinate agli alunni, ai genitori, ai docenti, alcune delle quali hanno visto la scuola in qualità di istituzione e capofila. A causa dei tagli fatti dal governo, la scuola si trova in un brutto periodo. Come pensa di superarlo? Con la collaborazione di tutti, il Cirosciana ha fatto una scelta di campo. I docenti, i collaboratori scolastici, le famiglie hanno deciso di non farsi abbattere da questa cosa, sebbene effettivamente esista come problema, e di operare affinché si riescano a raggiungere i medesimi obiettivi di sempre, con l'impegno di tutti, anche con un po' meno soldi. Questa è la nostra politica scolastica al Qual è il momento. progetto educativo della scuola Cirosciana e quali sono le attività in programma? Il progetto educativo della scuola Cirosciana è un progetto abbastanza complesso e noi teniamo alla formazione complessiva della persona, per cui il nostro obiettivo è formare i cittadini del domani, dando loro la possibilità di attivare quelli che sono tutti i loro talenti. Per cui, per esempio, non lo so, stimoliamo la conoscenza delle lingue straniere, francese e inglese, stimoliamo quella che è l'attenzione per esempio verso le attività logico-matematiche, in particolare le abilità legate agli scacchi, legate alle gare di matematica, legate al problem solving, stimoliamo i gruppi sportivi. Quindi a seconda di quello che è il ragazzo, quello che ci interessa è fare venire fuori quelle che sono le peculiarità che lo contraddistinguono. Quindi il nostro progetto è l'alunno insieme agli altri alunni. Un corso di formazione di comunicazione per web si è svolto nei giorni scorsi nella nostra scuola. I consigli di un esperto professionista agli alunni delle classi seconde e terze. Seguiamo insieme il servizio di Silvia Carollo. Un corso di formazione di comunicazione per il web è stato organizzato dal giornalista bagherese Pino Grasso per gli alunni della scuola media Cirosciana. Nel progetto, assolutamente gratuito e pertanto senza nessun onere, a carico sia della scuola sia di altri enti, sono stati coinvolti i ragazzi delle classi seconda F, seconda G e terza B. Il professionista, con la collaborazione del dirigente scolastico Alessandra Servito, degli insegnanti Giuseppina Di Giacinto, Rosalba Sciortino, Francesco Baldone, Giusy Ganci e del tecnico Ignazio Salerno, ha coinvolto le classi attraverso una serie di lezioni frontali con l'utilizzo di audiovisivi, spiegando le tecniche e le dinamiche giornalistiche per scrivere sul web. Al termine del corso, gli alunni hanno realizzato una serie di servizi filmati e interviste per illustrare le attività della scuola Cirosciana, che sono serviti per costruire un TG web presentato alla comunità scolastica nel corso di una manifestazione alla presenza dei docenti e delle famiglie. Gli alunni che seguono il corso di musica del professor Francesco Baldone negli anni scorsi hanno conseguito numerosi riconoscimenti anche a livello nazionale. Anche quest'anno i giovani musicisti della Scianna prenderanno parte a diversi concorsi musicali con l'obiettivo di cogliere nuovi successi. Il servizio di Simona Tesserin.
Dai diversi anni il gruppo strumentale Cirosciana, diretto dal professore Francesco Baldone, svolge un'intensa attività musicale sia in ambito locale sia nazionale. Il gruppo, istituito da qualche anno, è formato da circa 30 elementi ed ha preso parte a diversi concorsi nazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Per 5 edizioni, dall'anno scolastico 2006-2007, ha preso parte alla rassegna musicale Salvuccio per Cacciolo, che si tiene a Mirto, in provincia di Messina, piazzandosi sempre al secondo posto. Nel 2012 è arrivato anche il primo successo per la Sonna Orchestra. I musicisti della scuola hanno infatti vinto il primo premio al concorso nazionale Musica al Museo, svoltosi a Caltanissetta, guadagnando una borsa di studio del valore di 200 euro. Anche quest'anno il gruppo musicale, che si esercita nel pomeriggio nei locali scolastici, prenderà parte a diverse rassegne musicali con l'auspicio di ottenere sempre prestigiosi successi che portino in alto l'istituto. La scuola Cirosciana ha avuto tanti successi. Quali sono i progetti del futuro che conseguirà la scuola con questo gruppo strumentale? Allora, la scuola Cirosciana ha avuto tanti successi, è vero, in altri campi pure, però quello, diciamo, che ha dato più importanza in questi anni è stato sicuramente la Scianna Orchestra, il progetto che è partito nel 2001, anno in cui sono arrivato io qua a Bagheria, e di volta in volta si è sempre migliorato e ingrandito questo organico. Addirittura all'inizio siamo partiti che eravamo soltanto un gruppo di flauti, una decina di flauti. Dopo, di volta in volta, abbiamo aggiunto altri strumenti. Oggi l'orchestra è formata da tanti strumenti: strumenti ad arco, tastiere, percussioni, flauti. Addirittura ci sono stati anni dove abbiamo avuto pure qualche clarinetto, qualche sax. Quindi dipende dal periodo e dall'annata degli alunni che mi arrivano. Io dopo, di volta in volta, faccio l'organico e gli arrangiamenti. Per il futuro sicuramente ci sono cose belle in programma. Infatti poc'anzi avevo detto ad alcune ragazze di prendere i contatti tramite internet per eventuali concorsi da fare in Sicilia e anche fuori dalla Sicilia, perché il gruppo nasce soprattutto per scopi sociali, per sviluppare la socialità, che si fa bene se c'è pure la musica. Lo dicevano gli antichi greci, non mi stancherò mai di dirlo, che la musica serve soprattutto per scopi educativi, e dove c'è musica, diciamo che non c'è malvagità. Attività, il professor Tommaso Ticali ha scoperto numerosi e valenti talenti che hanno centrato brillanti successi nell'atletica. Tra i nomi più importanti, Vincenzo Modica e Anna Carmela Incerti, che hanno partecipato a gare internazionali come le Olimpiadi di Sydney e Londra. Seguiamo il servizio che ha preparato per noi Claudio Domenica Morelli. La scuola Cirosciana vanta una lunga tradizione di successi sportivi per aver dedicato risorse nella formazione dei gruppi studenteschi che negli anni si sono distinti nelle varie specialità con eccellenti risultati, partecipando ai campionati studenteschi e anche nazionali. Lo sport è la disciplina altamente formativa che orienta gli alunni alla scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri talenti, e offre inoltre opportunità di crescita e integrazione agli alunni poco motivati, a rischio di dispersione.
Inoltre, scuola ha partecipato a manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni sportive, alcune delle quali organizzate a scopo di beneficenza. Nel Palma è il primo posto nella fase provinciale di Corsa Capestre, il primo posto nel torneo di pallavolo femminile Ignazio Bottitta. Tutte le attività sportive sono state coordinate dal professore Tommaso Ticali, ex atleta che ha profuso tanta energia e grande scopritore di talenti, tra i quali Sebastiano Mazzara, Giorgio Scialabba, Renato Sciruffo, Vincenzo Agnello e i fratelli Vincenzo e Giuseppe Puccio, Giulio Gattuso per citarne alcuni, ma soprattutto Vincenzo Modica e Anna Carmela Incerti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Sydney e Londra. Che cosa consiglia per gli alunni o le persone che si avviano a questo sport e quali sono le caratteristiche che devono avere? Ma intanto... Intanto praticamente per poter fare attività sportiva la può fare chiunque, sia sano, basta che fa la visita medica anche dal pediatra stessa e che accerti che sia idoneo a praticare una qualsiasi attività sportiva, può venire a fare atletica leggera. Noi da tantissimi anni che a scuola avviamo il progetto di avviamento alla pratica sportiva, e partecipiamo a tutte le attività che indice il provveditore dagli studi, quindi facciamo la corsa campestre, l'atletica leggera che comprende salti, lanci e corse e poi anche la pallavolo, calcio a 5 e calcio a 11. Ci sono talenti nella scuola media Cirosciana dove le insegno? Ma qualche talento riusciamo sempre a scoprirlo. Negli anni abbiamo avuto diversi ragazzi che poi hanno partecipato anche al di fuori della scuola a gare di livello nazionale e anche internazionale. Recentemente un nostro ex allievo, Giulio Gattuso, ha saltato 2,06 m nel salto in alto, che rappresenta una delle migliori prestazioni in assoluto in Italia. Ti piace fare l'atleta? Ti piace fare questo? Sì, sport? Sì. Con il professore come? Bene, ci può fare qualche esercizio così. Anche divertente. Dovete fare gare? Sì, giovedì ci saranno delle gare a livello d'istituto. Hai fatto gare negli anni passati? Sì, l'anno scorso sono arrivata anche a buoni livelli, qualificandomi prima della scuola nell'ultima gara. Sai se anche qualche altro tuo compagno ha raggiunto questi buoni livelli? Sì, ci sono anche altri miei compagni, come Alessandra, anche Forti Compagni. Termina qui il TG Web della Scuola Media Cirosciana. Grazie per il cortese ascolto e arrivederci.